Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time, video super speciale. Quest'oggi faremo un giro per le strade della città di Gerusalemme. Ci troviamo nello stato di Israele, di fatto in una città in parte contesa tra lo stato israeliano e i territori palestinesi. E ci stiamo dirigendo verso la porta di Damasco, nella parte settentrionale della città vecchia. Ovviamente in questi giorni registrerò numerosi video che andrò successivamente a editare con tutta la segnaletica stradale, ma volevo già darvi un assaggio di quelle che sono le strade israeliane con questo video in giro per le strade di Gerusalemme. Ovviamente, per quanto posso io conoscere a grandi linee come è disposta la città, in realtà non conosco molto bene le strade, quindi vedremo un po' cosa ci riserverà questo tour. Una regola vale sempre, ovvero man mano che ci si sposta a oriente l'utilizzo del clacson diventa sempre più frequente. Di lingua locale alla radio. Meglio abbassare in corrispondenza dei brani musicali per evitare problemi legati ai diritti musicali. Proprio nei pressi della città vecchia di Gerusalemme, che rappresenta un po' il centro più storico, diviso in quattro quartieri principali: il quartiere ebraico, il quartiere islamico, il quartiere armeno e il quartiere cristiano. Ed è incredibile vedere come in questa città, nonostante le enormi diversità culturali che ci sono, le persone riescano comunque a convivere con molta pace e rispetto, a discapito di quello che si possa pensare ascoltando vari telegiornali e vari sedicenti opinionisti. Città di Gerusalemme, che lo Stato di Israele considera la propria capitale, ma non è riconosciuta dalla maggior parte degli stati del mondo. Infatti anche l'Italia ha la propria ambasciata presso Tel Aviv. Gerusalemme, che è divisa in due parti, Gerusalemme Ovest e Gerusalemme Est. La parte ovest, ebraica, facente parte a tutti gli effetti dello Stato di Israele. Gerusalemme Est, con popolazione araba, occupata militarmente dallo Stato di Israele. Quindi di fatto Gerusalemme Est non è Palestina e gli abitanti di Gerusalemme Est hanno uno status un po' particolare. Intanto qualche leggera goccia di pioggia sul parabrezza. Infatti Gerusalemme è posta ha un'altitudine piuttosto discreta, quindi in questa fase dell'anno è facile avere formazione di nubi nella città.
traffico che in alcune vie tende a essere abbastanza sostenuto. Come lo sarà ad esempio per i prossimi 200 metri sulla nostra destra, le mura della città vecchia. Siamo proprio nei pressi della porta di Damasco, una delle principali porte per accedere alla città vecchia. Abbiamo anche un cantiere stradale davanti a noi a causa di questo tratto congestionato. Siamo di fatto entrati nella parte est della città, Gerusalemme Est, con popolazione a maggioranza di etnia araba e religione musulmana. Ricordo che nello Stato di Israele vivono più o meno 9 milioni di persone, di cui due terzi ebrei di etnia, principalmente. Molti di essi sono religiosi, un'altra buona parte sono semplicemente ebrei secolari. Ci sono poi una buona fetta di popolazione, circa 1,5 milioni di persone, che sono israeliani però di etnia araba, l'80% dei quali di religione musulmana e il 20% di religione cristiana. Ebbene sì, arabo è un'etnia e non una religione, e soprattutto in questa parte del Medio Oriente esistono numerosi arabi che di religione sono di fatto cristiani. Arabi israeliani che non sono i cittadini palestinesi sono coloro che vivono nei territori palestinesi, quindi Cisgiordania e Striscia di Gaza. Alla nostra destra continuiamo a transitare parallelamente alle mura della città vecchia. Il nostro obiettivo è quello di girare intorno alle mura della città vecchia sino alla parte meridionale. Gerusalemme, città santa per tutte e tre le principali religioni monoteiste del mondo, ovviamente per gli ebrei, uno
uno dei luoghi più rappresentativi e simbolici, appunto il muro del pianto, che si crede essere ciò che rimane del mitico tempio di Salomone. Terza città sacra per l'Islam dopo la Mecca e Medina, e ovviamente città santa per i cristiani in quanto luogo di predicazione della morte di Gesù. A prescindere poi dalla fede di ognuno di noi, anche eventualmente della non fede, il consiglio che riservo a tutti è di visitare prima o dopo sia questa città sia lo Stato di Israele. Sulla sinistra, una delle sedi della polizia israeliana. Vedete che comunque in questa zona della città la maggior parte della gente è chiaramente musulmana. Rotatoria in costruzione. Dovremmo affrontare un ulteriore tratto un po' congestionato, le strade che circondano la città vecchia, soprattutto a causa di questi cantieri, tendono a congestionarsi piuttosto facilmente.
se avete notato, qua bisogna guidare in maniera un po' senza temere di inserirsi al momento giusto. Davanti a noi il Monte degli Ulivi. Se riuscite a scorgerla davanti a noi, la chiesa di Maria Maddalena, molto caratteristica l'architettura. Dialettica trilingue nello Stato di Israele, ebraico, arabo e inglese, tre lingue diverse, tre alfabeti diversi. Davanti a noi muro che sorregge la spianata delle moschee. Siamo
siamo in questo momento nella parte orientale rispetto alle mura della città vecchia, alla nostra destra Lions Gate, la quale è possibile entrare nella città vecchia in corrispondenza dell'inizio della Via Dolorosa, che è la via che ricalca appunto la Via Crucis, se non ricordo male 14 stazioni che segnano insomma il percorso che ha portato Gesù alla crocifissione, luogo della crocifissione, il Monte Golgota, che attualmente è simbolicamente all'interno della chiesa del Santo Sepolcro, nel quartiere cristiano della Città Vecchia. Più scorrevole in questa zona. Sulla nostra destra le mura meridionali della città antica, oltre le quali presente la zona del Muro del Pianto, uno dei luoghi più sacri per coloro che sono di religione ebraica.
addentrarci un po' di più nella Gerusalemme Est, l'obiettivo è quello di arrivare nei pressi di Betlemme. Betlemme che però è città interamente palestinese, quindi non è possibile andare dentro la città con una macchina affittata nello Stato di Israele, quindi potremmo arrivare semplicemente in corrispondenza delle porte della città per poi ritornare verso nord e prendere la tangenziale di Gerusalemme, la strada numero 50. Di Gerusalemme, che come la città di Haifa sorge in una zona fortemente collinare, perciò caratterizzata da numerosi sali e scendi. Molto anche suggestiva la visione. Proseguiamo quindi in direzione sud scritte sulla segnaletica, su alcuni segnali esclusivamente in arabo, infatti la maggior parte della popolazione della zona, questa zona della città, di fatto araba.
mezzo pesante fermo, che disturba notevolmente la viabilità. Un autobus che ha deciso proprio adesso di aprire la porta. Indubbiamente per guidare in questo tipo di paesi bisogna, diciamo, essere sufficientemente a proprio agio nella guida degli autoveicoli, perché bisogna avere mille occhi per guardare cosa fa la gente attorno a me, attorno a noi, ma non è troppo diverso da guidare in città come Napoli, Palermo, dove comunque il traffico tende a risultare piuttosto disordinato, anche se è una modalità di guida che tutto sommato non disprezzo, in quanto è tendenzialmente più sciolta, anche se bisogna richiede una continua concentrazione, quindi richiede anche di stare un po' in tensione. Tanto siamo sempre di più nella periferia meridionale della città di Gerusalemme. Ho filmato ieri il percorso autostradale da Tel Aviv a Gerusalemme, che sarà il primo video che pubblicherò con segnaletica. Altri percorsi che ho intenzione di filmare sono da Gerusalemme al Mar Morto, il deserto del Negev, percorso autostradale da Haifa a Tel Aviv. Poi vedremo un po' quali saranno le possibilità che questo viaggio on the road ci riserverà. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla città di Betlemme, ricordo città di Betlemme in zona a controllo palestinese, circondata come tutte le città in zona A da muri di contenimento, in quanto tutti i cittadini palestinesi che vogliono uscire dalla zona A delle proprie città devono sottoporsi al passaggio presso i checkpoint dell'IDF, Israeli Defense Force, che sarebbe l'esercito israeliano che occupa militarmente la Cisgiordania. Cisgiordania che è divisa in tre zone, zona A, zona B, zona C. Zona A sono delle isole in corrispondenza delle città palestinesi. Zona B sono le zone miste, dove vivono sia cittadini palestinesi, sia i cosiddetti coloni israeliani. Zona C, zone a competenza esclusiva dei coloni israeliani, e corrispondono più o meno alle infrastrutture create dallo Stato di Israele dentro i territori palestinesi, quindi autostrade, strade, principali vie di comunicazione. Ovviamente tutte le infrastrutture israeliane all'interno della Cisgiordania, comprese le colonie,
sono illegali secondo le numerose risoluzioni dell'ONU, tra cui quella più importante, quella del 1967, che stabilisce i confini tra i due stati. Tanto sull'altura davanti a noi si intravede la città di Betlemme, la quale non possiamo entrare per il fatto che posso guidare un'autovettura affittata in Israele all'interno delle città palestinesi. In realtà non sarebbe nemmeno concesso guidarla nelle aree di zona C di competenza israeliana all'interno della Cisgiordania, ma come l'ho già fatto una volta senza aver nessun tipo di problema, quello lo rifarò, altrimenti sarebbe impossibile poter raggiungere ad esempio il Mar Morto. Vedete il checkpoint e il muro, attenzione, sulla nostra sinistra, il muro che circonda totalmente la città di Betlemme. Mi piacerebbe percorrere parzialmente questa strada per potervela fare vedere. Questo è appunto il muro che ingloba totalmente la città di Betlemme. Qui passaggio è forzato attraverso i checkpoint controllati dall'esercito israeliano, mentre non ci sono problemi per i turisti. I problemi sono ovviamente sia per i cittadini palestinesi per poter uscire dalle isole nelle quali sono confinati, relativamente per i cittadini israeliani che non possono di fatto entrare nelle città in zona A palestinese. L'altra parte del muro all'interno della città di Betlemme è molto caratteristico in quanto c'è la presenza di numerosissimi graffiti realizzati da svariati artisti nel mondo. Ritorniamo adesso in direzione nord, quindi verso la città di Gerusalemme. L'obiettivo adesso è prendere la tangenziale della città, quindi gradualmente torneremo nella zona ovest. Facciamo le manovre alla buona. Piuttosto importante.
lavori stradali davanti a noi. Sempre nella parte meridionale della città, andremo a lambire Betlemme un'altra volta, questa volta un po' più da vicino, prima di prendere la tangenziale. Sarei dovuto andare a destra alla rotatoria precedente. Vediamo comunque cosa riusciamo a fare.
Questi sono colpi di clacson preventivi nel caso mi fossi spostato sulla sinistra. All'orizzonte la parte di Gerusalemme Ovest, davanti a noi l'intersezione con Hebron Road, che prenderemo verso sud per un tratto che si avvicina nuovamente alla città di Betlemme. Poi prenderemo la tangenziale della città. Vedete all'orizzonte la città di Gerusalemme Ovest, la parte ovest, la parte a tutti gli effetti nello Stato di Israele decisamente più moderna. Infatti il contrasto tra lo Stato di Israele e i territori palestinesi risulta piuttosto netto. Lo Stato di Israele, che è uno degli stati più avanzati del mondo, ovviamente non è una società basata sull'apparenza come la nostra, quindi non è importante avere case di lusso, macchine stravaganti, vestiti di marca, ma i soldi girano e girano molto più che da noi. Al contrario dei territori palestinesi, che ovviamente a causa delle politiche oppressive a cui sono sottoposti fanno molta, molta più fatica. A scapito di quanto si può pensare, lo Stato di Israele risulta comunque uno dei paesi più sicuri del mondo. Hebron Road verso Betlemme, che percorreremo per circa un chilometro. Avrei voluto spostarmi nella corsia centrale, ma non era decisamente il caso.
tornati nei pressi della città di Betlemme. Adesso andremo a prendere la tangenziale di Gerusalemme, ci ritorneremo in direzione nord nella parte occidentale della città. Tangenziale di Gerusalemme classificata come strada o semi-autostrada numero 50. Vedete la segnaletica, strada numero 50, direzione nord, sulla destra. Davanti a noi lo skyline della città di Gerusalemme. שקיבל ממפקדיו. הסכם הגבול הימי עם לבנון, ראש ממשלת המעבר של לבנון, נג'יב מיקאטי, מתייחס לתוצאות הבחירות בישראל ואומר, בשל ערבותה של ארצות הברית, לבנון לא חוששת שההסכם על הגבול הימי עם ישראל יתבטל בשל זכייתו הצפויה של נתניהו בבחירות. פגיעה שמסר כתבנו על עניינים ערביים, ג'קי חוגי. במקביל, אתרי החדשות הגדולים בעולם מדווחים על ניצחון נתניהו בבחירות ומציינים את איתמר בן גביר כשותפו הקיצוני. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, עמית קלדרון. בכל אתרי החדשות הבינלאומיים מדווחים על ניצחון נתניהו, ורבים מהם מכנים את רשימת הציונות הדתית רשימה אולטרה-לאומנית. בסוכנות הידיעות רויטרס כינו את איתמר בן גביר המתנחל המסית, ובבי-בי-סי כתבו שהוא משתמש ברטוריקה אנטי-ערבית ומטיף לגירוש של פוליטיקאים ואזרחים לא נאמנים. גם ברשות הפלסטינית הגיבו לתוצאות, וראש הממשלה הפלסטיני מוחמד אשתאי אמר שהתוצאות מוכיחות כי אין שותף לשלום בצד הישראלי. עוד בן שנתיים טבע בדלי מים ביישוב ערערה שבנגב, מצבו אנוש. כתבנו בדרום רבי שני מוסר כי צוות מד"א העביר אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע בנסיבות המקרה נחקרות. מזג האוויר גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך רועי ולד. Passiamo in corrispondenza dei jingle, che non si sa mai ci possa essere qualche reclamo di copyright, mentre proseguiamo verso nord, strada numero 50, detta anche Begin Boulevard, possiamo classificare come la tangenziale ovest della città di Gerusalemme.
galleria Beit. Tanto una cosa che ho avuto modo di capire, anche se anni fa avevo già guidato in Israele, che qui la guida in autostrada è simile a quella americana, ovvero non si tende a occupare la destra, però è comunque più ammesso il sorpasso a destra, anche se la codice della strada credo che non sia comunque troppo lecito. Tanto in corrispondenza dell'estremità settentrionale della tangenziale abbiamo l'allacciamento all'autostrada 1, che è l'autostrada che collega Tel Aviv, Gerusalemme e il Mar Morto. Quindi alla fine della tangenziale si proseguirà in direzione ovest per Tel Aviv, in direzione est per il Mar Morto. La strada 1, che a tutti gli effetti è un'autostrada a tre corsie per senso di marcia tra Tel Aviv e Gerusalemme, diventa una cosiddetta expressway tra Gerusalemme e il Mar Morto. Le autostrade nello Stato di Israele sono tutte gratuite, eccezion fatta per l'autostrada numero 6 che collega Beersheba sino ai pressi della città di Haifa, che è l'unica autostrada a pedaggio dello Stato. Detto nel video, lo dico adesso quasi alla fine, oggi è mercoledì 2 novembre 2022, in questo momento sono le ore 13.07 con una temperatura esterna di 23 gradi. Ricordo che Gerusalemme posta qualche centinaio di metri d'altezza, quindi la temperatura tende a essere ovviamente un po' più bassa rispetto alle zone di pianura e di costa. Adesso nella città ovest.
direi che dopo poco più di un'ora di video abbiate avuto modo di apprezzare sufficientemente il contesto della città di Gerusalemme. Questo video verrà pubblicato così com'è, non editato, in 4K con commento e suono ambientale. Ovviamente registrerò quanti più video possibile durante questi giorni. Che pubblicherò con la sovraimpressione di tutta la segnaletica verticale, così come accade per la maggior parte dei video pubblicati sul canale Highway Italia. Quindi vi ringrazio come sempre per la compagnia. Se volete tornare nel bel paese, a viaggiare nel bel paese, potete trovare qualsiasi autostrada della nostra rete autostradale pubblicata sul canale. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale se volete vedere sempre più strade. Arriviamo a questo semaforo rosso. Io vi ricordo come sempre, da qualunque parte del mondo, drive safe.